A chi non capita in una calda giornata estiva, quando all'orizzonte si avvicinano nuvole nere e minacciose, di pensare alla propria auto, al proprio giardino e augurarsi che non arrivi una forte grandinata, un fenomeno diffuso nel periodo estivo ma spesso imprevedibile. La grandine non è altro che ghiaccio che si forma all'interno della nube temporalesca per aggregazione di vapore acqueo e cristalli di ghiaccio attorno ad un nucleo di condensazione a temperature sotto zero. Si formano così piccoli chicchi di ghiaccio che salgono e scendono all'interno della nuvola temporalesca, sospinti all'interno della nube dalle potenti correnti ascensionali che alimentano il temporale. Più la corrente ascensionale violenta, più il chicco di grandine rimarrà in sospensione all'interno della nostra nube temporalesca, avendo la possibilità di aumentare notevolmente il suo diametro, ovvero gli strati di ghiaccio attorno al nucleo originario, quando il peso poi del chicco di grandine vincerà la forza della corrente ascensionale che lo mantiene in alta quota, ecco che cadrà verso il suolo con tutta la sua potenza distruttiva. Ma è possibile prevedere questo estremo fenomeno meteorologico? È difficile prevedere con largo anticipo in quale località cadrà la grandine, ma con i modelli di simulazione atmosferica a nostra disposizione si può capire quali saranno le aree a più alto rischio di fenomeni estremi come la grandine. E poi ci viene incontro il radar meteorologico che in tempo reale ci mostra sul territorio dove sono le celle temporalesche più intense e dove si muoveranno nelle prossime ore, rivelandosi utile a mettere in salvo rapidamente più cose possibili. Vi rimando al prossimo appuntamento per altre pillole su meteo, clima, ambiente. Visitate i nostri social tradimeteo.com.